delle partite che poi si terrà fra pochi minuti. Schillaci, un grande giocatore, uno dei più grandi nella storia del calcio. Ciao. Grazie, sei stato molto carino. Poi ti offro magari una pizza. Va bene, tu hai giocato contro il Napoli. Ho giocato contro il Napoli e io sono un grande tifoso del Napoli. Ovvero? Sono stato sempre. Ovvero? Sì, sì, è vero. E c'era anche c'era stata una richiesta del Napoli, poi invece andai alla Juve. Mamma mia. Quando lei ha giocato con la Juve, ha giocato contro il Napoli, quando ha giocato Maradona, logicamente. Ha giocato contro Maradona. Lui ha giocato contro Maradona. Attualmente cosa ti stai occupando? Ma attualmente ho un centro sportivo a Palermo, una scuola di calcio dove gestisco da diversi anni. Cerchiamo di tirare su qualche piccolo campioncino, poi giro il mondo anche per partite di beneficenza come oggi voi potete vedere, si cerca di dare un contributo soprattutto a quelli che stanno peggio di noi, insomma peggio, diciamo che noi siamo fortunati rispetto agli altri e quindi si dà un contributo, quindi da parte mia c'è sempre stata la presenza. E poi mi occupo un po' di tante cose, di spot pubblicitari, insomma, partiti all'estero, insomma. Sempre l'immagine va sfruttata in un modo sempre migliore con la massima intelligenza. Allora, Squillace è uno dei grandi giocatori che abbiamo visto, abbiamo ascoltato. Lui è del sud, attenzione, lui viene dal sud, è di Palermo. Penso, a Palermo sono stato un sacco di volte, io come spettacolo, eventi di canzoni napoletane. Tu ami la canzone napoletana? Come no? Io sono nato con la canzone napoletana. E cantante preferito? Adesso? Sì. Adesso prima mi piaceva Nino D'Angelo, mi piace tuttora, adesso Gigi D'Alessio. Vabbè, Gigi D'Alessio, poi c'è Gigi Finizio. Vabbè, ma c'era anche Merola, come si chiama? Grande Mario Merola. Merola, quindi sono nato. Hai ricordi di Mario Merola? Ma ricordi, veniva pure a cantare a Palermo, io mi ricordo nelle borgate di Palermo ogni anno organizzano. Magari forse sono diminuiti un po' negli ultimi periodi, ma a quell'epoca, quando ero piccolo, tutte le borgate venivano a cantare tutti i napoletani, i cantanti napoletani. E da cantante vuoi accennare qualche successo del grande Mario Merola? Un poco, vai, dai. Io dico Zappatore, no? Vai. Ma io non so cantare. No, Zappatore, chiamate Napoli 081. Come amare sta lontano, viene la famiglia, vero? La famiglia, esatto. Qualche canzone particolare. Un grande dello spot internazionale mondiale, Squillace, uno di quelli che poi ha segnato anche contro il Napoli. Ultimamente ha giocato con la Juve, giusto? Ti sei ridere? L'ultima squadra, non vuoi? In Italia è stato all'Inter. Poi sono. Ah, l'ultima squadra è stata all'Inter. Poi mi sono trasferito in Giappone. Lui ama Napoli. Un saluto a 081 Show. Saluto a tutti i tifosi napoletani e non tifosi napoletani. Napoli è una bellissima città, è la seconda Napoli, è Palermo. Bravo, un saluto a 081 Show, che è la nostra produzione. Un saluto da Totò Squillaci a 081 Show. E TVR Television. Un saluto da Totò Squillaci a TVR Television. Television. Ripeti? Un saluto da Totò Squillaci a TVR Television. Okay. Ciao. Allora, posso inalendo? Lui è un grande attore, che lui ha iniziato a fare film Mere per sempre. Ragazzi fuori. Adesso vedrete il mio film dal regista e vi divertirete. Dome, perché sto facendo una bella cosa. Ciao da Francesco Benigno. Ciao da Francesco Benigno. Allora, Francesco Benigno è uno dei grandi, attenzione, un grande attore che sta facendo delle bellissime cose. Adesso sta facendo una grossa beneficenza da 081 Show. Un saluto a 081 Show. Ciao 081 Show. E TVR Television. E TVR Television. Grande, a dopo. Ciao. Sei più pedagogico di Zalette, vai, dai. Bello, va. Eccolo. Niente, ci troviamo con un grande, lui per me è stato un grande attore, è stato quello che poi ha fatto ridere due generazioni, da me che ero piccolo adesso che sono grande. Lui è Alvaro Vitale, in arte Pierino. Ciao. Ciao a tutti quanti. Allora, cosa facciamo qua questa giornata? Questa giornata facciamo questa partita per beneficenza e noi stiamo girando l'Italia per fare queste partite. Io faccio non gioco, ma faccio l'allenatore di secondo,
per cui questi sono tutti i miei calciatori e cerchiamo sempre di farne di più, per cui venite voi quando sapete che ci sono queste partite, perché c'è molto bisogno di voi. Avete sentito? Guardate, questa è una cosa proprio delle persone attori che possono, delle persone umili, perché tutti veniamo dalla strada. Tutti veniamo dalla strada e riusciamo a capire che cos'è la sofferenza, riusciamo a capire che cos'è la vita, giusto Avare? Lui, diciamo che è stato uno degli attori più popolari dei giovani attualmente. Noi vediamo tanti film da lui e i bambini stanno crescendo ancora con i film tuoi. Che cosa ne pensi di questa cosa? Terza, quarta generazione. Come Totò, come grande Totò. Sì, come Totò. Magari. Vabbè, come Totò, perché comunque tu sei ferito ancora, Certo, infatti come lui sono stato adesso rivalutato, lui è stato rivalutato dopo la morte, io meno male che mi hanno rivalutato che sono ancora vivo. Comunque sì, è giusto, quarta generazione, sto tirando fuori, sono felicissimo perché ancora vedi, senti i bambini che mi chiamano Pierino Pierino, per cui ancora mi amano e io lavoro più che altro per loro. Io so che a te ti ama tutto il sud, tutto il centro sud, specialmente Napoli, la Campania. Ieri sera ho fatto uno spettacolo a Nola, c'erano 10.000 persone e poi da Nola, ecco, stasera sono tornato a Roma ieri notte, poi sono ritornato qui, per cui io a Napoli ci sto quasi sempre, ora ritorno il 13, c'ho parecchi spettacoli. Lo so, sei amato. Sì, come Totò. Come Totò, come i grandi che sono scomparsi, Alvaro Vitali, Natti Pierino. Allora, un saluto a 081 Show e TVR Television. Allora io saluto tutti quanti i teleascoltatori e televisivi di 081 Show e TVR Television. Ciao a tutti, da Alvaro Vitali Pierino. Allora, da Alfonso Gemi, da Alvaro Vitali, 081 Show e TVR Television. Alla prossima, ciao ciao. Cosa mi dici di bello? Che ti devo dire, che è una soddisfazione enorme per noi partecipare a queste manifestazioni, soprattutto per dei progetti così importanti. Speriamo che ci si possa divertire e raccogliere tanti fondi per l'AISA. 081 Show, ciao. E TVR Television. E anche a TVR Television, ciao, un bacio. Da Giovanni Conversano. Un po' Sassoli, che poi la produzione di Un po' Sassoli io conosco quasi tutti, sono tutti amici miei e poi hanno partecipato nei miei eventi quasi tutti quanti. Lui è Pietro di Un po' Sassoli, ciao. Ciao, mi chiamo Luca Riemma e interpreto Pietro di Un po' Sassoli. Sono venuto qui oggi ad essere testimone, a giocare per l'associazione AISA, che è un'associazione che si occupa, insomma, del volontariato e del... Voglio dire a tutti i grandi, quando venite invitati napoletanamente, non venite meno, venite, fatelo, perché sta povera gente che hanno bisogno, noi siamo meglio di loro. Allora voglio dire, diamo una mano a tutti quanti, non guardiamo che stiamo buoni, che ammanamo, giochiamo pallone, ecco, voglio dire, dammici una mano da napoletanamente a tutte queste persone che hanno bisogno. Mamma mia, un bacio alla Neomelodico. Un bacio alle zuccherine, se da mannare. Lo faccio anche io. Come Marco? Come Marco. Marco Zuccherini. Io Marco in difesa. Ma perché ci sta anche Marco qua? No. Tu lo conosci Marco? No, Marco Maffè? No, Zuccherino? Sì, no, lo conosco di per sentito dire, sì. Penso di sì. È stato uno dei... Gli facciamo fare un provino di Un po' Sassoli d'estate, fare il protagonista per la nuova serie estiva, credo. Guarda che uno è quello, amico mio, e ci tengo che fa questo provino. Ok, allora da Alfonso Gemita, 081 Show. Un saluto a 081 Show. Un saluto a 081 Show, 339-46-46-6-8-9-3. Da 081 Show, da Alfonso Gemito e da TVR Television. Un saluto a TVR Television. Un bacione a TVR Television e a zio Leopoldo. A zio Leopoldo, e chi è zio Leopoldo? Alleviate se no. Andiamo anche il sindaco di Napoli. Volevo ringraziare tutta la giunta comunale, la 081. Volevo ringraziare anche tutta la regione Campania. Ci hanno mai da noi questo personaggio? Non ho idea. Allora, io sono apolitico, apartitico, sono un po' apatico. Allora, un bacio, ciao. Ciao da Fotogeme, Pietro, Un po' Sassoli, ciao. In beneficenza sono tutti gli attori, tutti gli artisti che abbiamo intervistato poco tempo fa. Noi siamo la televisione di Napoli, TVR, non Television. Solo. Da oggi non ci occupiamo solo di cantanti napoletani, ma anche di grossi personaggi a carattere nazionale, i VIP. Salutiamo Alfredo Mariani, che conduce e ha realizzato la trasmissione Divi e Dive, Dive e Divi, questa grandissima trasmissione. Alfonso Gemito, che è pronto per dare quasi inizio alla grande manifestazione Un Disco d'Oro per l'Estate. Quando parte questa manifestazione? Allora, Un Disco d'Oro per l'Estate, Un Disco d'Oro Festival inizia il
inizia subito tra pochi giorni, però finisce il mese di agosto a Magic World. Ho capito. Ciao! Bellissima questa cosa. Allora, voglio dire che poi il disco d'oro quest'anno darà omaggio a una cosa che ci teniamo tutti, un sogno per l'Abruzzo, che poi è stata una cosa bruttissima per noi napoletani, per noi italiani, questa tragedia, e io darò un grande contributo all'Abruzzo. Un sogno per l'Abruzzo fa parte di questo evento a Disco d'Oro Festival 2009, dove tutti i personaggi che abbiamo intervistato, abbiamo visto, parteciperanno quasi tutti quanti a questo grande evento. Napoli. Io sono arrivato a Napoli e avevo un po' paura, perché io sono, sai, del nord, un po' diffidente in generale, quindi avevo un po' questa paura di Napoli, invece mi sono innamorato di Napoli e quando me ne sono andato veramente ho pianto. E le donne di Napoli? Lascia perdere, che mi hanno proprio ferito, mi hanno lacerato. Mamma mia, ho finito di guardare. Dico solo una persona, un nome, una ragazza di fuori grotta, si chiamava Francesca, si chiama ancora Francesca. Cosa ha fatto questa Francesca? Mi ha fatto un po' di bricioline. Dove sei tu? Io sono di Udine. Allora, lui è di Udine, lui fa 100 vetrine, ragazzi. Lui è un attore di 100 vetrine, lui aveva paura di Napoli. Lui non voleva venire a Napoli, perché era terrorizzato, tutto ciò che... Come l'hai visto Napoli? Io pianto quando me ne sono andato, basta. Tu ami la canzone napoletana? Guarda, sai, una cosa che io non sopporto di Napoli, lo posso dire, i comici. Sapete perché? Perché mi dà... Ma i nuovi comici? No, ti spiego perché, fanno tutta la trafila in italiano, fanno la battuta in napoletano, io non capisco nulla, e quindi vedo tutti che ridono, io sempre, che ha detto? Che si è fotto. Allora, è vero. Noi invece, allora, tu, poi a Nord sono stati grandi attori, anche a Nord, Gino Branieri, che è stato un grande, voglio dire che poi noi a Napoli abbiamo avuto un grande Totò, abbiamo avuto Edoardo De Filippo, abbiamo una grande scuola, voi siete giovani come sono giovane io, però guarda che abbiamo avuto delle grosse scuole, è la storia. Allora lui darà subito via la partita, fra poco inizia la partita, voglio dire. Hai notato il mio abbigliamento? Hai notato? Giochi con il pantalone? Io gioco così. Allora lui c'ha problema, ma tiene problemi il coscio? Eh? Tiene problemi il coscio, ce lo può fare. Non è vero. Guarda, lui è un personaggio, guarda come gioca, vai, cameraman. Guarda. Vai Ciro, vai. È lo sperone, vedi? Penso un po' che lui deve giocare scavo già adesso, perché quando comunque fui in tutto quanto, se lo fui nei bikini. Forte, che devo avere l'handicap, sennò è troppo facile, capito? Ok, Alessandro, Certo, Raffaello. Alessandro. Raffaello. Raffaello. Pasquale. Giuliano. Giuliano. Raffaello. Federico. Raffaello. Alessandro. Federico. Ascolta, Federico. A questo punto qua vado di là a vedere cosa succede. E il tuo nome d'arte, come ti chiami? Ma che d'arte, se mi chiamo Raffaello. Solo Raffaello sei. Ah, mi sa che era un altro nome, scusami. Allora, Eccendo, vieni qua, dove vai? Vieni qua. Fra poco inizierà. Un saluto a 081 Show. Ragazzi, a presto, ciao. Un saluto a 081 Show. Un saluto a 081 Show, ecco. E TVR Television. E TVR Television, c'è qualcos'altro? Lui ama Napoli. Saluto anche la mamma. Ciao mamma, ciao papà. Lui ama Napoli. Ciao, Savio. Lui è Savio Cavalli, è quello che poi ci permette di andare in onda su questa bellissima televisione TVR Television, che poi è una televisione anche a carattere nazionale, non come segnale ma come qualità. Lui già sta su Digitale Terrestre, sta facendo delle belle cose, bei progetti, abbiamo visto i grossi nomi e anche questi nomi qua fanno parte di TVR Television. Voglio dire qualcosa a questo bellissimo ragazzo che è un grande showman, Savio Cavalli. Io ti ringrazio di tutti questi complimenti fatti alla nostra televisione TVR Television, che ultimamente si sta occupando anche di grossi personaggi a carattere nazionale. Sì, siamo presenti sul Digitale Terrestre, ringraziando l'editrice Elisabetta Bracale. Io sono l'art director, direttore di produzione di questa televisione, e oggi Alfonso Gemito, Alfredo Mariano con le loro telecamere sono impegnati a fare le interviste a questi grossi personaggi, che poi ognuno di loro manderà un saluto alla nostra televisione TVR. Da Savio Cavalli vi ringrazio, guardate solo ed esclusivamente sempre la nostra televisione, non cambiate mai canale, perché ripeto, siamo anche sul digitale terrestre, prossimamente anche sul satellitare. TVR Television, da Savio Cavalli è tutto, grazie. E da Foso Gemito riprendiamo subito dopo la linea, ciao. Thank you.
Allora, ancora mi fa piacere di più. Mamma mia, che onore! La cosa mondiale, che girando il mondo arrivare pure a Napoli a partecipare. Ma tu lo sai che in Russia è stato interpretato una commedia del grande Edoardo De Filippo in lingua russa, ma non solo in lingua russa, in sette lingue in Russia hanno recitato. Mi sembra o Natale in casa Copello o Filomena Maturana, non ricordo bene, uno di questi due capolavori del grande Edoardo De Filippo in Russia, hanno recitato in lingua russa. Pensate un po', che Edoardo De Filippo, un nostro di Napoli, un grande di Napoli, da San Pietroburgo sicuramente, e per questo lo dico che voi siete grandissimi, soprattutto napoletani con grande talento, che portate al mondo conoscenza di musica classica, di recita con grandi attori. Vi auguro di buono tutto sicuramente, e affianchiamoci a queste cose bellissime che sono delle belle cose in beneficenza. Non dimentichiamo persone che stanno un po' peggio di noi, persone che hanno bisogno di essere aiutate. Siamo vicini a queste persone, che io sono sempre vicino a queste persone. Io non lo voglio dire che cosa faccio, ma io sono sempre vicino a queste persone, giusto? Anch'io sicuramente, dalla Russia, dall'America, da tutto il mondo sto con voi a questo momento, con quell'impegno grandissimo e bello, quello che posso dare, regalare a qualcuno qualche speranza, qualche gioia di vita, io sto con voi. Allora facciamo una cosa, mandiamo un saluto a 081 Show. Un grande saluto con la musica classica. E da TVR Television. Come? TVR Television. TVR Television. E Russia. Però io farò un grande evento prossimamente a Piazza dei Pebblicidi, sicuramente la invitiamo. A Piazza dei Pebblicidi con la RAI a Napoli, il mese di agosto, invitiamo anche questa grande, grande artista. A Fonzo Gemito, a dopo, ciao, a dopo. Aversa, mi scusi. Ecco qua, abbiamo il sindaco di Aversa. Una grande manifestazione, come mai? È la sesta edizione, non è la prima edizione. Io sono 7 anni che faccio il sindaco in questa città, da 6 anni noi ripetiamo sempre questa manifestazione. È una manifestazione molto bella, è una manifestazione che la città aspetta, è una manifestazione che concilia la solidarietà con lo sport e con lo spettacolo. È una cosa bella e la ripeteremo sempre. Ho capito, a noi fa piacere che si organizzano queste belle cose, soprattutto ad Aversa, che è un paese bellissimo. Noi vi auguriamo 100 anni di queste cose e facciamo un saluto a tutto lo staff di TVR Television. Tanti auguri e complimenti a tutto lo staff TVR Television. Ok, grazie sindaco di Squadra per la pizza, vado, per la pizza.
Oh, che grande giocatore che la pensi, non voglio essere volgare, ma mattizio. La speranza della gente, tutti così, che fine a ieri non ha avuto niente. Ed anche la domenica scambia con Napoli che vince contro Torino, diventa più interessante. Leon, amici di Maria De Filippi, ciao. La beneficenza. Bravo, 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 bravo. Una cosa che non si fa tutti i giorni. Tu sei comunque uno dei più gettonati, lo sai, no? Anche su internet hai fatto un po' di rumore nella fattoria. Perché poi tutto ciò ti hanno, alla fine ti hanno aggredito, perché? Vabbè, mi hanno aggredito perché non avevano niente da dire su di me e qualcosa dovevano far uscire per aggredirmi, altrimenti non c'era scampo per nessuno, non in fattoria. Comunque Adia, il ragazzo è proprio stupendo, è napoletano, bravo, c'ha questa pure. Come lo vogliamo noi, signori, da 081 Show, da Alfonso Gemito, è l'amico, un grande attore anche di Gomorra, poi soprattutto, poi c'è un grande futuro. So che tu stai preparando un altro progetto. No, adesso sto lavorando con Ospitate in discoteca e c'è qualche film in trattativa, ma ancora niente di deciso. Io so che c'è qualcosa per te, ho sentito nell'aria, poi aggiorniamo, ok? Da Alfonso Gemiti, Ciro Petrone. Un saluto a Ciro. Un saluto a 081 Show. Fratema Afonso. E TVR Television. E Fratema. E Fratema Afonso. Un bacio, un bacione. Ciao, 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 ciao. E come la magia, e pensare che sa gente vola, e questa vita mia, di te malo tra parole e musica, o coraccellora, quanta cassa sa facendola, e luci sparano, un saluto e fatta vita mia, sulle battute. Che mana, che ancora fiemma che mana, che ancora fiemma.